Dottore Guerriero, nell'ambito del convegno qui organizzato a Monte Santis dall'Alto Calore, lei ha lanciato un allarme forte ma molto sentito. Chi tutela questo territorio? E quindi è certo, perché io ritengo che sia fondamentale tutelarlo, perché è un enorme scrigno di bellezze ambientali e paesaggistiche di inestimabile valore. Abbiamo risorse fondamentali come l'acqua, come l'ossigeno, che vanno adeguatamente tutelati. E quindi c'è il rischio che con la chiusura del tribunale, della procura e con una riduzione della presenza delle forze dell'ordine, visto che abbiamo una presenza della criminalità campana, in particolare napoletana e pugliese, che è particolarmente aggressiva su questi territori, mi riferisco soprattutto alla presenza di continui sversamenti di prodotti illeciti, tutto questo potrebbe tradursi in un grave rischio di disastro ambientale per questi territori. E quindi rappresento a tutti questo problema, visto che l'acqua è un prodotto che vivono adesso 8 milioni di persone tra la Campania, la Puglia e la Basilicata, quindi rappresenta uno dei beni più preziosi che noi dobbiamo adeguatamente tutelare. Dottore, lei ha tra virgolette denunciato anche molti amministratori e molti sindaci per lo sversamento illecito nei fiumi spinti. Io ho rappresentato che c'è un dovere da parte delle amministrazioni comunali a mettersi a nord per evitare abusivi sversamenti nei fiumi, questi, e quindi dover riservare una parte prioritaria delle proprie energie per creare dei depuratori che sono a norma, per evitare appunto questo inquinamento. Dottore, lei si è sempre battuto per le zone interne dell'Irpino, una battaglia che va avanti. Ma il problema non deve essere una battaglia singola, perché le battaglie singole sono sempre perdenti, nella misura in cui le intere popolazioni, quindi partendo dal basso, dai singoli cittadini, gli stessi si sentono sentinelle della legalità di questo territorio. Quindi ciascuno di voi, ciascun cittadino dell'Artipina si sentirà sentinella della legalità e quindi si rimboccherà le maniche per tutelare questo territorio. La battaglia può essere combattuta. Se la battaglia la fa un singola persona, quella è una battaglia persa.